Il 12 gennaio, quando il terremoto rase al suolo Haiti, Fiammetta Cappellini, responsabile dell'ONG AVSI a Port-au-Prince, dovette pensare a una duplice emergenza. Da un lato organizzare una serie di interventi che permettesse di soccorrere il maggior numero possibile di persone, dall'altro alla sua famiglia. Era infatti ad Haiti col figlio Alessandro, di soli 2 anni. Decidette a malincuore di farlo rimpatriare con un C-130 dell'aeronautica militare per affidarlo alle cure dei nonni che vivono a Bergamo. Molto molto difficile, sono contenta di aver ritrovato il bambino. Non me ne ero mai separata in tutta la mia vita e adesso l'ho lasciato per 3 mesi, è stato difficilissimo. Però non c'erano assolutamente le condizioni per poterlo tenere ad Haiti e quindi confermo la scelta fatta, così come confermo che adesso lo porto a casa. A 2 mesi e mezzo dal terremoto, Fiammetta è rientrata in Italia per abbracciare la sua famiglia naturale e la famiglia allargata che è rappresentata dall'AVSI, organizzazione presente ad Haiti dal 99. Sull'isola l'emergenza è ancora drammatica. Manca acqua, manca cibo, la gente non vive nelle tende, vive sotto un lenzuolo, è iniziata la stagione delle piogge, si diffondono le malattie, non sono stati spostati le macerie, nessuno ha fatto ancora nemmeno una stima veramente realistica di quante macerie ci siano da spostare. Dopo un periodo di riposo, Fiammetta tornerà ad Haiti insieme al figlio. Anche se l'informazione sembra essersi dimenticata del sisma che ha provocato 220.000 vittime, tante persone continuano ad operare laggiù per aiutare chi è meno fortunato di noi.